Das video sono su questo gioco Assassin's Creed Origins, che è un gioco davvero mica male. E sapete cosa facciamo oggi? Continuiamo delle missioni ad Alessandria che non avevo ancora fatto. Who's the master in game? It's video game, darling. Who's the coolest name? It's video game. The Phoebe! The Phoebe! Eh? Magi, grazie agli dèi. Non vedevo uno di voi da molte lune. Che cosa ti turba, giovane madre? Mio figlio, Tefibi, è impazzito. Scappa di continuo. Perset vuole diventare una specie di pensatore. Si è messo a cercare una caverna accanto alla spiaggia, ma non è ancora tornato. Se si è perso, lo troverò. Grazie, Magi. Allora, filosofo, inaspettato. Raggiungi la spiaggia. Di qua? Deve essere qui che si trovava Tefibi. Siamo dell'indagine, per visto la costa. Ah, qua c'è qualcosa. Delle vesti strappate. Aia. Sangue, aia. Il sangue continua attorno al faro. Eh sì. La scia di sangue arriva alla porta. Meglio tenersi pronti. Tefibi, tua madre mi manda a prenderti. Beh, meglio per te. Altrimenti ti avrei schiacciato. Con la mia mente. Ne dubito. Va bene. Dammi una mano. Mi gira un po'... tutto. Ho perso un sacco di sangue. Meglio che ti riporti da tua madre, allora. Sarà furiosa. Va bene, fai strada. Riesco a camminare da solo. Ma cosa ha mandato un guerriero a proteggermi. A un filosofo serve protezione. Ehi, non sono la tua guardia. Sto aiutando tua madre. Ma quel simbolo, l'occhio di Horus? È il mio simbolo dei Magi. Magi? Ah, l'antico regno. Non eravate stati uccisi dai Tolemaici? Tutti tranne uno. Potrò narrare a tutti le tue gesta. L'ultimo Magi sarebbe un grande titolo. Beh. Che genere di storia racconteresti, Tefibi? Ci sono una fiaba da fare invidia a Esopo. Potrei essere un cammello. È un ladro! Li hai derubati? Oh. Su, difendi la mia libertà. Ci penso io. Dovevi fuggire quando potevi farlo, povero idiota. Allarme! Carica! Oh, ce ne sono degli altri? Oh, ma oh, lasciatelo sta. Aia. Fatto. Dovrei averli sistemati. Eh sì, abbastanza. Parla. Tefibi, hai trovato altro durante le tue avventure? Magari una cassa di dracme? Mi ferisci, Magi. Io sono in cerca di conoscenza. E di una dracma o due, ma senza rubare. Ma... sembra che non ne arrivino altri, Tefibi. Torna da tua madre e ai tuoi studi. Vieni a trovarmi quando vuoi ad Alessandria, Magi. Diventerò un grande filosofo. Vedrai. Non vedo l'ora, Tefibi. Io non mi fido tanto del Tefibi. Ma sta andando la sua mamma? Dove sta andando? Io adesso lo seguo.
Voglio vedere se va veramente da sua mamma o se va da un'altra parte. Lo seguiamo. Oh! Ma c'è qualcun altro che ce l'ha con lui? Ma allora ha fatto davvero qualcosa. Rapide! No, ormai ci sono! Tutto a posto? Ti aspetto, perse rapide, eccoti! Non si rialza più? Perse rapide, non ormai ci sono! Ubullo me, affo me, vischiere non chi picrosfero! Posso colpire! Il vegiai! Sì, muori! Ah, cavolo, questo è tosto. Ah, non ben 20. Ora posso colpire! Ho il bersaglio in vista! Aiuto! Siamo nei guai! Ok. Conferma uccisione. Il sconfitto il forestiero. Yeah. Perse rapide! Non puoi fuggire! Prendi il pilax e dopo... Eccoti! Ma questo se si alza, non si alza più? Che Phoebe non si alza più? Ormai ci sono! Arnume! Bayek di Siwa, che si spaccia per Mejai, è ricercato per crimini contro il nostro glorioso faraone. Mi vogliono morto. Colpirò chi è stato mandato a uccidermi. Si è alzato? Dove è andato? Dove è andato Tefibi? No! Mi è scappato Tefibi, no! Oh, va kechmeno! Non è schede! Signeomi! Niente, guardiamo che ci sono delle altre... Tefibi, sappi la mia rovina! Tefibi! No, madre, sarò la tua salvezza! Basta con le olive, basta spendere soldi per la pressa. Sciocco, concentrati su quello che hai davanti, non sui miraggi all'orizzonte. Però che miraggio, madre. Bianche vesti da filosofo e tante dracme. I soldi sarebbero arrivati grazie al papiro che non trovi più. Sei sicuro di averlo perso qui? Te l'ho già detto. Quel papiro mi è stato rubato. Ammettilo, lo hai perso. Me lo hanno rubato, madre. Non ti agitare, lo ritroverò. Mi serve solo un piccolo aiuto. Ci penso io. Mejai, mi serve il tuo aiuto, di nuovo. Mio figlio ha messo le mie offerte nel suo papiro e l'ha perso. Non posso vendere olio senza rendere grazie. Non l'ho perso. Ce l'hanno le guardie. Quel papiro è la mia vita, Mejai. Queste guardie stanno esagerando. Nel papiro c'erano i miei appunti. Quei bastardi lo hanno messo su una barca. Ci penso io, Tefibi. E troverò le offerte di tua madre. Penso io, Tefibi. Tefibi, Tefibi, Tefibi. Gli dei premino la tua generosità. Ok. Andiamogli addosso. Deve essere la barca di cui parlava Tefibi. Eh sì. Devo salire senza farmi vedere. Ehi! Non puoi seminarmi! Eccoti! Aspetta. Credi di scappare, pesciolino? Oh.
D'ora in poi queste guardie lasceranno Tefibi in pace. Eh sì. Conferma uccisione. Ecco il papiro e le offerte. Tefibi e Jeppu saranno felici di riaverli. Andiamo a restituire il papiro. Idio. Oran pulimiti mihanaste ina exeltis. Salve. La mia. Posso dimostrare di essere come loro ora. Basta con tutte queste sciocchezze. I greci non ti accetteranno mai. E invece sì, presto sarò un filosofo. Le tue offerte. Ora puoi tornare a vendere l'olio d'oliva. Ah, mi dà tanti grattacapi. Chi non ha figli non può capire che cosa si prova. Dai a Tefibi una possibilità. Se la caverà. Ok. Tefibi, io ti seguo ancora. Adesso dove va Tefibi? Lithiotis anthropon, uke hi peras. Allora ragazzi, l'ho inseguito per un sacco di tempo questo Tefibi e penso che la cosa più divertente sia stata quando lui ha preso il cavallo e secondo me sarebbe ancora lì a sbattere col cavallo contro il muro se io non lo spostavo. Per fortuna c'ero io lì, che così lui è potuto prendere il cavallo e cavalcare da un'altra parte. La caverna è reale. Per una dracma io, il grande filosofo Tefibi, vi porto là di persona. Venite, partecipate alla visita platonica di Alessandria. Per 4 oboli vi mostro la tomba di Platone. Imparate il metodo socratico. Vi bastano 4 lezioni del grande filosofo Tefibi. Tefibi il grande può svelare. Mejai, mia madre non deve più spremere olive. Grazie al grande filosofo Tefibi. Tutto merito tuo e del mio papiro. Ti offro una visita platonica. La prossima volta. Va bene, dai. Tipo, dopo averlo seguito per un sacco di tempo, abbiamo... c'è stato questo dialogo. Ok, direi che possiamo chiudere qua. Ciao, this video!